Il cantiere di via Alvino, di fronte all'anfiteatro romano, attivo da circa un mese per l'adeguamento della rete idrica, non finisce di regalare sorprese. Dopo il primo rinvenimento di un pilastro dello storico monumento di epoca romana, ecco spuntare giorno dopo giorno altre parti di struttura che, con ogni probabilità, fanno parte delle gradinate e che si spingono fino quasi a lambire il marciapiede e proseguire oltre ben distante dalle strutture che stanno emergendo, vi è un blocco evidenziato nel cerchio rosso nelle immagini che stanno scorrendo, che al momento non si comprende cosa possa essere. Di ipotesi in queste ore se ne stanno facendo tante e la più accreditata potrebbe essere quella che possa trattarsi di un altro ingresso dell'Anfiteatro Romano. Insomma, dai lavori continuano ad emergere scoperte che fanno dell'area di cantiere una sorta di parco archeologico a cielo aperto. Il dibattito sull'ipotesi di riportare alla luce la restante parte dell'anfiteatro romano, dopo le recenti scoperte, intanto si fa sempre più serrato tra favorevoli e contrari. Dall'amministrazione comunale di Palazzo Carafa al momento c'è la certezza di portare a conclusione i lavori, lasciando alla sovrintendenza ai beni culturali ed archeologici di Lecce la parola ultima. E mentre dagli archeologi arriva l'invito ad un tavolo di confronto tra comune e sovrintendenza, il sindaco Adriana Polibortone fa sapere che martedì prossimo sarà a Roma per incontrare il ministro della Cultura, Giuli, al quale consegnerà tutto l'incartamento relativo alle recenti scoperte archeologiche fatte in Via Albino, ma anche all'interno del parco archeologico di Rudie, dove è stato scoperto un piccolo teatro, anche questo di età romana.